A Milano non muore di fame nessuno. Ancora una volta i fatti diedero ragione ad Anna. Carlone mi fece entrare come auditore e aspirante pubblicitario al centro studi per la persuasione di massa. Biscotti grassi. Prego, biscotti grassi. Qualcuno deve prendere ancora biscotti grassi. Biscotti magri. Biscotti magri. Vi sono stati distribuiti dei biscotti, alcuni contenenti del burro, altri senza burro. Gustateli e ditemi quale fra i due tipi preferite. Chi preferisce i biscotti contenenti il burro perché sono più grassi, più cremosi, più saporiti, alzi la mano. Giù le mani. Chi preferisce i biscotti senza burro, meno grassi, più secchi, alzi la mano. Giù la mano. E chi non ha notato nessuna differenza? Grazie. Voi avete sentito la presenza o l'assenza del burro con le orecchie, non col palato. I biscotti erano perfettamente uguali. È su questo principio fondamentale che dovrete basare il vostro lavoro futuro. I sapori il pubblico li deve sentire con le orecchie, con la vista, col tatto. Il palato non serve. Non serve il vero burro, il vero grasso, non serve l'uva nel vino. Le sostanze naturali nell'industria moderna sono destinate a scomparire. L'importante è che non scompaia nella mente dell'uomo moderno il desiderio di consumare vero vino, vero burro, vero latte. E questo principio vale per tutta la produzione, non solo per quella alimentare.